Nel progetto CBET sono inserite una serie di classi all'interno dell'Istituto Erasmo da Rotterdam, delle classi del liceo scientifico e delle classi dell'Istituto Tecnico per Geometri, che adesso si chiama Costruzione Ambiente e Territorio. E le classi sono inserite in diversi programmi a seconda della tipologia del corso di studi. I corsi di studi nello specifico sono stati modificati leggermente per poter permettere di sviluppare le attività sperimentali. Le attività sperimentali sono coerenti con alcune discipline didattiche all'interno dei corsi di studi. Per quanto riguarda le attività svolte all'interno del liceo scientifico, le materie direttamente coinvolte sono la fisica e in parte la matematica. In base all'autonomia scolastica di cui la scuola fruisce, è possibile variare sia la programmazione didattica sia la tempistica. Tutte le attività sperimentali che sono state realizzate fino ad ora sono state precedute da un'attività formativa all'interno dell'istituto. Attività formativa a cui sono seguite attività di verifica teorica precedente all'attività sperimentale. L'importanza di questo progetto è che è un progetto sia di alternanza scuola-lavoro, ma è anche un'attività innovativa che consentirà alla fine del percorso scolastico il raggiungimento di competenze congiunte a livello italo-francese, cioè gli studenti alla fine del percorso avranno una sorta di certificazione che consentirà loro di poter operare su due settori, sia sul versante francese che sul settore italiano. Per quanto riguarda l'attività in sé, è molto importante perché consente agli studenti di verificare come le conoscenze che sono dal punto di vista teorico a livello scolastico un po' differenti da quelle che dovranno acquisire nel mondo del lavoro e nel mondo dell'applicazione, in quanto noi sappiamo che le conoscenze teoriche di tipo scolastico sono delle conoscenze che sono legate a delle applicazioni molto specifiche, deterministiche, che hanno delle soluzioni preconfezionate, predeterminate, mentre al contrario tutte le attività che vengono svolte comunemente nel mondo del lavoro sono delle attività che non prevedono delle soluzioni precostituite, ma che prevedono tutta una serie di meccanismi di progettazione che vengono rivisti di volta in volta e di approssimazioni successive che portano alla soluzione dei problemi proposti. Le metodologie che noi utilizziamo sono quelle della didattica più innovativa, che oramai sono consuetudine e prassi a livello nord europeo, come l'inquiry based teaching method e learning by doing. Queste due metodologie insegnano a porsi il problema e a cercare delle possibili risoluzioni, e al tempo stesso learning by doing, di apprendere facendo. Questo è l'unico modo, secondo me, per acquisire quelle che sono le competenze o che saranno le competenze chiave nella società del futuro e quindi del mondo lavorativo del futuro.